In tanti studi scientifici il VO2 max viene definito come il parametro di riferimento per l'intensità, che può essere quella massimale o sovramassimale e sottomassimale. Ma se non abbiamo la capacità e la possibilità di misurarlo, come facciamo? Sports Science Academy presents Formula Hit. Formula Hit. Lo facciamo lo stesso. Sono Gianmaria Migliaccio, sono dottore di ricerca e in questi oltre 100 video parliamo di HIIT, l'allenamento intervallato ad alta intensità. Oggi parliamo della traccia 6. Le tracce sono dei protocolli provenienti dalle ricerche scientifiche che ho denominato tracce nel libro Formula HIIT, ormai un bestseller nell'allenamento ad alta intensità. Bene, la traccia 6 è una pubblicazione scientifica del 2007 dell'American Journal of Physiology di Moore e colleghi. È legato anche al protocollo della traccia 5, che potrai comunque vedere su tutti i social. Ti consiglio sempre YouTube, perché insomma almeno i video sono tutti a disposizione. Sugli altri canali sono un po' durano poco e quindi poi ce li perdiamo, quindi rimani, poi vale a cercare su YouTube Gian Mario Migliaccio. Allora, questo tipo di protocollo è abbastanza particolare, perché sì, è particolarmente applicabile in ogni situazione. Nello studio scientifico non sono stati utilizzati degli ergometri, ma è stata utilizzata la corsa in linea, e quindi comunque è abbastanza pratico da fare senza dover andare in palestra o usare i macchinari. Bene, però è un po' intenso, perché effettivamente questo tipo di protocollo richiede 30 secondi al 130% della velocità al VO2 max. Adesso spieghiamo come convertirla, seguiti da 90 secondi di recupero, e non è così tanto. Abbiamo visto in altri protocolli, ad esempio il protocollo della traccia 4, che che era simile tendenzialmente, sempre 30 secondi ad alta intensità, ma seguiti da 4 minuti di recupero passivo. Qui cosa cambia? Beh, cambia qualcosa di importante, perché nei 90 secondi non avremo il ripristino totale della fosfocreatina, quindi il primo con il secondo, con il terzo, con il quarto, fino ad arrivare a 6 ripetizioni, avremo sicuramente la possibilità di ripristinarle sempre di meno. Questo però man mano sarà bilanciato dall'incremento del metabolismo anaerobico lattacido, che man mano sarà progressivamente più alto, e siccome il recupero è solamente di 90 secondi e non di 4 minuti come negli altri protocolli, anche l'intervento ossidativo, quindi il metabolismo aerobico, è alto. Allora, quando farlo? Intanto stiamo parlando di 8 settimane minimo, dove gli allenamenti, così come nel protocollo traccia 05, è fino a 6 volte alla settimana. Si inizia con 3 alla settimana, poi 4, con 5, poi 6, quindi comunque non è così tanto facile da fare. È vero anche che nello studio è stato fatto con soggetti inattivi, cioè attivi ma non allenati. Io chiamo inattivo uno che non è allenato, ma insomma in ricerca è una persona attiva ma che non fa sport tutti i giorni. Pertanto questo tipo di progressione è stata data proprio per aiutare le persone ad arrivare a livello di intensità. Se lo facciamo con atleti già allenati, non ha tanto senso fare questa progressione. Eventualmente, se vogliamo rispettare esattamente il protocollo, facciamolo, però sappiamo che probabilmente nella loro situazione questo potrebbe non essere così tanto utile. Quali sono gli adattamenti che i ricercatori erano andati a ricercare? Beh, sicuramente quello che riguardava i trasportatori di membrana, soprattutto il GLUT4 per quanto riguarda il glucosio, ma anche altri trasportatori che poi riguardavano sia l'utilizzo dei grassi che altre componenti energetiche della cellula. Quindi l'utilità di questo protocollo è quando noi vogliamo fare un mix, perché questo tipo di protocollo effettivamente crea degli adattamenti mixati, aerobici e anaerobici, e anche abbastanza importanti sulla parte della fosfocreatina. Non è un allenamento che tendenzialmente ci allena a degli scatti ai 100 metri in atletica leggera, ci allena probabilmente al mezzo fondo. Sicuramente è una componente importante per tutti gli atleti che hanno bisogno di avere una contribuzione più importante dell'anaerobico lattacido, dove solitamente soffrono nelle gare le competizioni tra i 2 e i 4 minuti. Questo è interessante. Ricordiamo sempre che però stiamo parlando di 30 secondi al 130% del VO2 max, che nella trasformazione evidence-based vuol dire
all out. Quindi comunque il 130%, quando lo vediamo negli studi, è sempre un fuoritutto massimale. È vero anche che in traccia 1, nello studio del Tabata, avevo detto che anche quello è all out, pur essendo il 170%, ma purtroppo non potendolo misurare con il metabolimetro sul campo, anche in questo caso è bene dire che e all out. Bene, allora i tuoi commenti sono graditissimi, ti consiglio sempre di farli su YouTube, insomma, oppure se sei in presa diretta anche su altri canali, cerco di star dietro un po' a tutte le situazioni, ma su YouTube magari è più facile che ti venga a rispondere, anche perché il video sarà trovabile anche in tempi seguenti. Grazie ancora, ci sentiamo al prossimo video, traccia 07. Formula Hit, il primo libro sui segreti dell'allenamento intervallato ad alta intensità per sport e fitness. Lo trovi in tutte le librerie oppure sul sito ufficiale formulahit.com.